accelerato e al massimo della sua attività? Qualcuno lo sa? Sava, provincia di Taranto, da Silvio al Gios, corso base di pizza napoletana nell'ambito delle iniziative dell'Accademia Nazionale Pizza Doc. Siamo con Silvio Buttazzo, che è l'istruttore. E Silvio, intanto una iniziativa riuscita, una 5 giorni che davvero ha catalizzato l'attenzione di numerosi operatori del settore. Tracciamo un po' il bilancio di questa, mi pare, seconda iniziativa in materia. Sì, salve a tutti, come stavi dicendo prima tu, sono Silvio Buttazzo, istruttore dell'Accademia Nazionale Pizza Doc. Si tirano le conclusioni, è stato un bel corso formativo, abbiamo visto tantissimi iscritti e la cosa bella è che molti erano già dei professionisti, quindi erano già dei pizzaioli, erano già proprietari di alcuni, addirittura di più di una pizzeria. Quindi che cosa voglio dire? E faccio un appello anche a chi come me, perché io tre anni fa, decisi di andare a far parte dell'Accademia, pur avendo 15 anni alle spalle di pizzaiolo, vedo pizzaioli che autocritici vanno a fare i corsi perché comunque mancano le basi delle farine, mancano le basi che possono essere quelle delle temperature, o di preimpasti o altro. E adesso stiamo facendo lo staglio, cioè le palline. Ovviamente ogni pallina la dobbiamo misurare. Diciamo che c'è sempre la voglia e l'ambizione di migliorarsi sempre. In questa ottica, nell'ambito di questi giorni di lezioni, appunto ci sono stati insegnamenti, dicevo, lezioni di natura teorica e di natura pratica. Assolutamente, perché oggi non si può più pensare alla pizzeria come lo si faceva 30 anni fa. Oggi quando i nostri clienti vengono voglio trovare un prodotto di qualità, un prodotto scioglievole, che sia buono e che sia digeribile. Noi dobbiamo dare al nostro cliente il martedì come il sabato lo stesso prodotto e noi insegniamo un metodo per avere sempre un prodotto di qualità. Quindi il nostro prossimo corso lo faremo a gennaio, abbiamo già i primi iscritti, siamo veramente molto contenti per come sta andando. Ripeto, la domanda è tanta, è un lavoro che non conosce crisi e faccio veramente un appello anche ai giovani perché comunque servono pizzaioli. Bene, diamo la possibilità con questo corso di avere una buona base. Poi facendo un bel tirocinio di pratica avete la possibilità veramente di cominciare a lavorare dopo poco tempo, quindi guardatela come prospettiva perché è bella, perché comunque ti appassiona come ha fatto con me e sono sicuro che se cominciate a fare i corsi vi appassionerete anche voi. Al corso hanno partecipato vari operatori, anche provenienti da varie parti d'Italia, non solo dalla Puglia e dalla provincia di Taranto. Ho appreso che c'era anche un rappresentante di Frosinone. Sì, abbiamo avuto anche dei corsisti da Frosinone, da Bari, ma anche da Maruggio o comunque dai paesi vicini. Ecco, questo non può far altro che inorgoglirci perché comunque vediamo che stanno venendo da un po' tutte le parti, no? Da tutta Italia. E per noi questo è un impegno maggiore perché è come una responsabilità. Per noi un corso è veramente molto importante. Io dico sempre che comunque quando finisce il corso si crea un gruppo WhatsApp, quindi per qualsiasi problema, per qualsiasi suggerimento noi comunque siamo presenti, siamo sempre lì a cercare di soddisfare quelle che sono le loro richieste. A gennaio abbiamo detto ci sarà questo nuovo corso, intanto abbiamo una scadenza più vicina, quella dell'11 e 12 novembre a Salerno, il 6° campionato nazionale Pizza Doc. Sì, è un avvenimento dove non si può assolutamente non andare. Io consiglio a tutti i pizzaioli, anche chi non vuole gareggiare, comunque abbiamo 300 professionisti che si confrontano e comunque è un'esperienza per crescere, quindi io consiglio di andarci perché è veramente una bella esperienza. Io farò parte, sono molto entusiasta perché farò parte dello staff tecnico, sono stato selezionato, non posso gareggiare.
e sarò lì, venite che ci divertiamo. Al pelato, adesso vi facciamo vedere come andiamo a fare il taglio della mozzarella e come andiamo a fare il pelato. Pelato fresco sulla pizza. E ora siamo con Antonio Giaccoli, che è il presidente nazionale dell'Accademia Pizza Doc. Beh, queste iniziative hanno la funzione di davvero dare una preparazione ed esprimere una professionalità sempre più all'avanguardia e sempre più vicina alle esigenze del cliente. Sì, con i corsi che andiamo a proporre sia nella nostra sede nazionale che un po' in giro per l'Italia, hanno l'obiettivo quello di dare nozioni su come si fa la pizza e, per chi è già pizzaiolo, su come, sulle nuove tecniche che oggi vanno di moda nel mondo pizza. Non è la nostra, come dire, missione quello di insegnare a fare la buona pizza, ma è quello di trasferire le giuste informazioni a chi è pizzaiolo per poi poter loro fare il loro prodotto, perché non esiste, come dire, la pizza uguale per tutti, ma ho visto che parliamo di arte, quindi di artigiani, e ognuno poi riesce a fare il suo prodotto finale. Lei viene dalla Campania, mi pare che venga da Nocera. Il marchio della pizza napoletana è davvero internazionale. Sì, la pizza napoletana ormai è riconosciuta in tutto il mondo, è anche patrimonio dell'UNESCO, e questo ha fatto sì che sia sicuramente uno dei piatti più piacevoli per ogni essere umano, quindi a quasi tutti piace la pizza, infatti c'è anche la pizza senza glutine, quindi sicuramente questo è un trend che oggi attualmente è in continua evoluzione, aprono tante pizzerie che lavorano tanti perché il cliente si è informato, sa mangiare, sa scegliere, quindi per quanto possa essere, come dire, bravo un pizzaiolo a fare tecnico, alla fine poi chi decide chi sia più bravo o meno è solamente il cliente finale che ti riempie la pizzeria. Beh, è giusto anche raccogliere il pensiero, le impressioni dei corsisti. Ho al mio fianco Angelo Marotta, vieni da? Da Taranto, ho già una pizzeria su Pulsano, Pizza Family, ne stiamo aprendo un'altra a Talsano e così andremo sempre più avanti. Quindi, nonostante una grande esperienza, Angelo ha pensato, io voglio specializzarmi, voglio migliorare ancor più la mia già grossa professionalità, proprio per dare fornire un prodotto sempre più qualificato. Certo, sì, grazie ai nostri istruttori che sono stati molto bravi, le nuove tecniche non li sapevo e sono qui apposta per imparare nuove tecniche e per andare sempre più oltre. Allora, quindi il prodotto che abbiamo fatto ieri, la figa, al 50% lo possiamo utilizzare anche il giorno dopo. Adesso il passo stava a 22-24. Quindi uscirà un prodotto ancora più sviluppato, perché come abbiamo detto, ok? Sì. Ci mettiamo abbastanza forte. Sì, il forno sta abbastanza forte. Sono state tenute delle lezioni, lo dicevamo, con l'istruttore nazionale Silvio Buttazzo, è di natura teorica e di natura pratica. Sì. Sì, più che altro la pratica per me, diciamo, già sapevo, non sapevo la battitura napoletana e mi sono, come vi ho detto prima, specializzare proprio sulla pizza napoletana, che la vera pizza è proprio napoletana. La parte mixata e la parte abbiamo lasciato intera, bene? Ci andiamo a mettere un po' di provola affumicata, molto semplice. Istruttore Ivan Forleo viene da Francavilla Fontana, provincia di Brindisi. Le tue impressioni? Beh, questo corso c'è stato veramente un buon livello.
anche perché c'è venuta gente da, da paesi molto lontani con chilometri e chilometri. Abbiamo un corsista da Frosinone, altri nei paesi limitrofi che comunque, diciamo, la mezz'oretta di strada buona se la sono fatti per venire qua. Comunque questi, alcuni loro avevano già pizzerie, c'è chi ne aveva due, comunque diciamo già attività parecchio avviate. Sono venuti qui comunque per cercare di capire. Con la voglia, la sete di apprendere. Apprendere, anche per capire cosa stavano facendo, cose che magari prima facevano così, senza sapere. E quindi adesso hanno imparato le giuste nozioni in modo da potersi migliorare, no? Davide Carrozzo da Manduria, istruttore. Beh, lui ha svolto il ruolo di assistente appunto al docente Silvio Buttazzo. Beh, una esperienza bella perché hai avuto modo di, come dire, mettere a disposizione dei tuoi colleghi quelle tue conoscenze che magari loro non avevano, essendo quella della pizza napoletana una specialità davvero del tutto particolare. Certo, la pizza napoletana come arte riconosciuta patrimonio dell'UNESCO nel 2017 è sempre, diciamo, una specializzazione più richiesta. Vediamo questo, che pizza, anche chi è già pizzaiolo vuole specializzarsi nella pizza napoletana. Quindi siamo qui per questo. Io ho svolto anche corsi a Napoli e anche in Campania, proprio per questo ho cercato di specializzarmi io per primo per poi trasmettere questi concetti. Qual è il segreto della pizza napoletana? Perché io quando assaporo quella pizza non la trovo da nessun'altra parte così buona, così particolare. Qualcuno dice l'acqua, qualcuno dice l'impasto. Veramente vorrei capire il segreto. E devo dire che questa mattina, assaggiando, degustando le pizze che voi avete prodotto, avete sfornato, per un attimo ho pensato di stare a Mergellina. Allora, diciamo che il prodotto pizza napoletana deve essere fatto seguendo una serie di passaggi fondamentali, diciamo anche critici. A differenza della pizza classica, sicuramente si presenta con un impasto diverso, quindi già dall'impasto, i metodi di lavorazione dell'impasto viene fatto secondo altri metodi, anche come ricetta, anche come preparazione degli ingredienti, anche come cottura della pizza, quindi non per ultimo la mano del pizzaiolo, quindi anche il metodo di stesura è diverso dalle altre pizze. E concludiamo con un altro allievo, Alessandro Cropano. Lui vive a Ginosa, provincia di Taranto, ma è originario di Napoli. È un allievo che ha voluto evidentemente ritrovare, riscoprire la sua napoletanità attraverso questo corso. Sì, sono 10 anni che io vivo a Ginosa Marina, dove ho già un'attività di paninoteca e caffetteria. L'idea di fare questo corso è per portare in tavola i prodotti della mia terra e quindi di riuscire a fare una ottima pizza. Ti sei sentito di nuovo a casa tua? Sei tornato alle tue origini? Sì, sicuramente, grazie al supporto degli istruttori sono tornato a casa. Per concludere questa 5 giorni, dal lunedì al venerdì, di corso si è conclusa con la consegna degli attestati appunto di partecipazione di frequenza. Sì, è un po' il nostro marchio di garanzia dell'Accademia Nazionale. Riconoscimento ufficiale. Assolutamente, è il nostro marchio, ci teniamo tanto perché comunque avendo quello hai fatto un percorso che noi comunque chiediamo a tutti i nostri corsisti. Non è solo 5 giorni, fai là e ti danno l'attestato. Noi siamo molto rigidi e siamo molto attenti a quello che facciamo e proponiamo.